100 anni, ma noi meriti non ne abbiamo, quali meriti? Gli anni vengono da soli, si riesce ad arrivare a una certa età e invece poi si trova intorno a tanti amici che poi non si è avuto modo di conoscere durante 100 anni passano, ma mi assicuro che non sempre si riesce a seguirli effettivamente. E per me devo dire che trovarmi in questo nuovo, in questo ambiente non è una cosa nuova, anche se ormai non vorrei più parlare di cose nuove, però effettivamente io mi trovo in un ambiente diverso. Vi assicuro, ora voi questo è difficile che possiamo capire, possiate capire, perché a quell'età, alla vostra età, le cose appaiono diverse. Io, ecco, perché cosa ti lagni? Io mi lagno di esserci arrivati, perché effettivamente a 100 anni, scusate, io non mi auguro a nessuno, io mi considero, si fanno gli auguri a un centenario, ma che cosa gli augurate a un centenario? Scusate, altri 100 anni, no, per favore. Potete augurare che io non abbia già passato in bene e in male. Io volevo anche dire questo, ho 100 anni, sì. Io 5 anni fa mi sono rotto un femore e tutti mi davano per spacciato, perché si dice a quell'età che si rompe un femore, non ha più. E io sono qua, cammino senza bastone, bene o male, la cavo ancora, ma non è che meriti ho, io non ho meriti. Devo dire che io ho fatto 100 anni, ovviamente in 100 anni si fa un po' di tutto per la vita. Io ho cominciato a lavorare, avevo 20 anni circa, e quindi ho lavorato 80 anni, ho fatto un po' di tutto. Ecco, una cosa che mi è sempre, io mi sono sempre divertito a lavorare. Questo forse è forse il segreto della serie. Io non mi sono mai annoiato, per me lavorare era un piacere, a me, io mi rendo conto della difficoltà di quel tizio che tutti i giorni si sveglia alle 7 perché sa che alle 8 deve andare a lavorare e davanti a 10-12 ore di una noia infinita, Ecco, io questo non l'ho mai provato e forse questo è, se mi si chiede un segreto per essere arrivato qua, è che io non mi sono mai stancato, ho sempre fatto, io lo racconto quanto io non ho mai lavorato in realtà, le mie mani non sono le mani di un lavoratore, perché io non ho mai fatto niente, ho avuto sempre forse la fortuna, sì, dall'inizio, di fare un lavoro di carattere direzionale, ho sempre fatto lavorare gli altri, e quindi io non ho sentito questo peso del lavoro giornaliero che ti costringe. Ecco, io per me sono passati 100 anni, io sono arrivato a 100 anni senza neppure accorgermi, e me lo chiedo ancora adesso, ma che cosa è cambiato? Niente, però è cambiata una cosa, e questo vi assicuro è la cosa peggiore, è che a questa età si sente il peso della solitudine, perché purtroppo tutto ciò che ci circonda poco alla volta sparisce, non hai più amici, non hai più parenti, perché l'hai sepolti tutti, e quindi non hai più nessuno che ti aiuta, devi andare da solo. Questo è veramente ciò che mi manca. Io ho lavorato praticamente sino al Covid. Io non, per fortuna non ho preso il Covid, quindi sono ancora, però il Covid mi avvolgeva, tutto quanto era fatto in funzione di questa roba. Ecco, io per me è cessato, questo diciamo una decina di anni fa, questo per me è cessato il modo di vivere, perché da quel momento lentamente questo senso della solitudine, del sentirsi non hai più amici, non più, devi trovare un modo comunque di sopravvivere, non puoi continuare, e questo è pesante. Ecco perché dico, ma non inauguratevi altri 100 anni, per favore, 100 di questi giorni, ma per favore. Grazie comunque per la Mario De Mar-